Consideriamo di nuovo il caso numero 2, quando la luce aumenta di velocità passando da un mezzo all'altro. Infatti V1 minore di V2, la luce va più piano nel mezzo 1 e più veloce nel 2. Ciascuno di questi raggi trasporta una certa quantità di energia luminosa. Immaginiamo che sia pari a 100, senza neanche specificare l'unità di misura. Vogliamo vedere come si ripartisce questa energia luminosa del raggio incidente tra il raggio riflesso e il raggio rifratto, perché questa energia luminosa va a dividersi in parte se la porta con sé il raggio riflesso, in parte la porta il raggio rifratto. E questa suddivisione dell'energia non sarà 50 e 50, ma cambierà in base all'angolo di inclinazione. Cominciamo con il raggio 1, anzi, cominciamo con il raggio che potremmo chiamare 0, che è il raggio che incide perpendicolarmente lungo la normale. Fatta 100 l'energia luminosa trasportata dal raggio incidente, abbiamo che quasi tutta questa energia passa nell'altro mezzo, quindi nel raggio rifratto. Per esempio, il 96% dell'energia luminosa passa, il 4% viene respinta, viene riflessa indietro. Potrebbe essere il caso aria-vetro. Se per esempio noi guardiamo la nostra immagine riflessa in un vetro, attenzione, non in uno specchio, ma in un vetro, vediamo soltanto un debole riflesso della nostra immagine, perché soltanto il 4% dell'intensità luminosa, dell'energia luminosa incidente, torna indietro ai nostri occhi, mentre invece il 96% passa. E questo è anche il motivo per cui, se invece noi guardiamo un oggetto che sta dall'altra parte del vetro, quasi tutta l'energia luminosa emessa dall'oggetto passa, diciamo passa il 96% e raggiunge i nostri occhi che stanno qua. Soltanto il 4% dell'energia luminosa emessa da un oggetto che sta qua torna indietro, si riflette all'indietro. Il 96% passa e per questo noi vediamo nitidamente e luminoso l'oggetto. Ora cominciamo a inclinare sempre di più il raggio incidente. Quindi immaginiamo adesso il raggio numero 1, che si divide in un raggio riflesso e in un raggio rifratto. Come si vede dallo spessore delle frecce che ho disegnato, dallo spessore dei raggi, quasi tutta l'energia luminosa che trasportava il raggio incidente viene portata dal raggio rifratto. Per esempio, potrebbe essere un 90% contro un solo 10% dell'energia luminosa incidente che invece torna indietro nella riflessione. Quindi la ripartizione inizialmente era 96 e 4, adesso è già diventata 90-10, cioè 90 il raggio rifratto, 10 il raggio riflesso. Passiamo al raggio 2, questo azzurro, che porta sempre 100 di energia luminosa. Stavolta la ripartizione potrebbe essere 75% passa, quindi energia trasmessa con il raggio rifratto, 25% viene riflessa indietro con il raggio riflesso. Quindi aumentando l'angolo di incidenza progressivamente cala la quantità di energia trasmessa con il raggio riflesso, mentre progressivamente aumenta l'energia riflessa all'indietro con il raggio riflesso. Passiamo al raggio verde. Dei 100 fatta 100 l'energia luminosa trasportata dal raggio verde, magari adesso 50% passa, 50% viene riflessa. Aumentiamo ancora l'angolo, questo raggio colorato a matita, raggio 4, del 100% dell'energia, diciamo che stavolta passa soltanto il 25%, e infatti ho disegnato questo raggio molto sottile, mentre invece il raggio riflesso si porta via il 75%. Infine arriviamo al raggio numero 5, che viene tutto quanto riflesso. Ho dimenticato di disegnare il raggio riflesso, lo disegno adesso fra un attimo. Allora, il 100% dell'energia luminosa incidente viene portata via tutta quanta dal raggio riflesso che adesso disegno, mentre invece il raggio rifratto porta via lo 0% perché è diventato il raggio evanescente. Dunque ho disegnato il raggio riflesso che si porta via il 100% dell'energia luminosa incidente. La stessa cosa farebbe anche qualsiasi altro raggio che incidesse con un angolo maggiore dell'angolo limite, cioè questo rosso. Per esempio, un eventuale raggio 6 che incidesse con un angolo maggiore verrebbe tutto riflesso e per niente rifratto, quindi tutto il 100% della sua energia luminosa verrebbe riflessa nel raggio 6 che starebbe qua. Dunque, riassumendo,
Vediamo quali possono essere valori abbastanza ragionevoli della ripartizione di energia tra il raggio incidente, il raggio riflesso e il raggio rifratto. Incidenza perpendicolare, angolo 0, 96% passa, 4% riflesso. Incidenza all'angolo del raggio 1, 90% passa, 10% riflesso. Raggio 2, 75% passa, 25% riflesso. Raggio 3, 50% passa, 50% riflesso. Raggio 4, 25% passa, 75% riflesso. Raggio 5 è il raggio corrispondente all'angolo limite, 100% riflesso, non passa più niente, il raggio evanescente, 0%. Qualsiasi angolo maggiore di 5, per esempio angolo raggio 6, 100% riflesso, riflessione totale, niente rifratto. Quindi quando noi diciamo 100% riflesso vuol dire che è la riflessione totale, tutta l'energia luminosa è portata indietro dal raggio riflesso, il raggio rifratto non c'è più. Dunque, aumentando l'angolo di incidenza, abbiamo visto che il raggio rifratto diventa sempre più tenue. Ricordiamo infatti le percentuali di energia trasmessa: 96%, 90%, 75%, 50%, 25%, 0%. Mentre per la conservazione dell'energia aumenta invece l'energia e la luminosità del raggio o riflesso. Ricordiamo infatti i valori inventati: 4%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Il cambiamento di luminosità del raggio rifratto e del raggio riflesso al variare dell'angolo di incidenza saranno evidenti nell'esperimento che vedremo con il disco di Hartle.